Un'estate al mare, voglia di nuotare. Buon pomeriggio, buonasera amici dello Zoccolo Duro. Oggi volevo cambiare un po' inquadratura, no? Siccome faccio tutti i video uguali dalla macchina, così. Ho detto oggi qua dal balconcino, siamo al primo piano, lì dietro quella casa lì c'è il mare, non so se si vede. Comunque lì c'è, si vede un po' il mare. Vabbè, quello è il mare. Siamo qua a Lido di Fermo. Detto questo, oggi video un po' aggressivi perché mi stavo un po' tranquillizzando, però più succedono le robe, più poi mi caricano, no? Mi caricano perché sento veramente che questi vogliono spendere 20 milioni per Musà. Spero sia uno scherzo finito male. Oh, Valencia, non mollare, eh? Non mollare di 1 milione, non fare nessuno sconto. Tieniti il giocatore, che quello è buono. Tienitelo. Anzi, se vuoi ti diamo anche Ballo Touré che fanno una bella accoppiata. Speriamo veramente di non prendere questo qua, che è veramente una roba che non può giocare a calcio. Cioè, mentre Reinders perlomeno mi dà qualche speranza, ma persino Ciucuciucu, eh. Cioè, persino Ciucuciucu, mai 30 milioni nella vita. Però Ciucuciucu può venire fuori bene. Non è Pulisic, ma può venire fuori bene, per carità di Dio, non è che dico che è scarso. Ma anche Loftus-Cheek come prima riserva sarebbe un buon giocatore. Ma questo Musà proprio non può giocare, ragazzi. Cioè 20 milioni per questo qua, cioè, col passamontagna bisogna che te lo danno, eh. Cioè, questa è una roba veramente brutta, brutta, brutta. Ma non è di questo che volevo parlarvi. Volevo parlare di quelli. Oggi ho avuto una discussione, un paio di messaggi sulla pagina Instagram di Casciavite, totalmente al servizio della società. Ma io mi domando e dico, ma come si fa a scrivere certe robe? Cioè, hanno scritto Luca Romero. E chi è che l'ha? E Sportiello, per tutti quelli che dicevano che il Milan non avrebbe reinvestito, non avrebbe speso. Porco Dio, si è preso Sportiello e Luca Romero. Cioè, ti rendi conto o non ti rendi conto? Io veramente leggo delle robe. Infatti, sotto c'era tutti i commenti che gli insultavano, nel senso che comunque di Cardinale out, vergognati, ma cosa state dicendo? Cioè, ma veramente siete esaltati per Luca Romero? Cioè, roba tutta così, no? Quindi, ovviamente. Scrivo le robe, poi la gente non è che è stupida, cioè provano a prendere in giro la gente, ma non è che la gente è stupida. Però loro, come quei pochi, per fortuna sono pochissimi, perché come vedo in giro, io guardo in giro, no? Sia sotto i video degli altri, sia nelle pagine del Milan, 90% della gente non è, cioè, non ce la fa, non ce la può fare. Cioè, ragazzi, tu hai venduto Tonali per prendere 3 da 20 e hai nettamente abbassato la qualità della squadra rispetto all'anno scorso e rispetto alla squadra dello scudetto, cioè siamo da quarto posto in giù e quindi ovviamente la gente non è che è stupida, cioè tu puoi avere tutta l'informazione a favore che vuoi, ma la gente non è stupida, no? E infatti sono tutti contro, poi tu puoi aggiustartela come vuoi, però poi alla fine vedi tutti i commenti che ci sono. Però per quei pochi, per quelle poche mosche bianche, no? Perché ci sono quelli, vabbè, che sono pagati dalla società, e vabbè, ma quelle poche mosche bianche che non sono pagate dalla società, che vengono a scrivere, poi non salire sul carro, quelle robe là. Io qua metto proprio il carico da 90. Allora, intanto, se mai ci sarà un carro, ringrazia noi che abbiamo contestato, protestato, forse alzano il budget di mercato, forse fanno qualcosa in più di quello che volevano fare, proprio perché c'è questo clima. Cioè, Stefano. Quando c'è questo clima, la società capisce che deve fare qualcosa in più, perché la gente non è contenta, no? E quindi qualcosa deve fare. Questo clima durante il calciomercato aiuta. Poi durante l'anno no, perché durante l'anno quelli sono, quelli rimarranno. Infatti la mia protesta finirà, cioè mentre gli stolti inizieranno la protesta, semmai a fine mercato, quelli che dicono aspettiamo, la mia protesta finisce quando finisce il calciomercato, perché una volta che è finito il calciomercato, quelli sono. Al massimo, cioè finisce la protesta e iniziano gli insulti perché non hanno fatto quello che dovevano fare. Però ormai sarà tardi. Una volta finito il calciomercato, puoi solo pregare che quelli presi, lo stesso Musà diventi il super Ballo Touré nuovo, cioè non sia solo Ballo Touré, ma sia un super Ballo Touré, eccetera, eccetera. Però fino al 31 agosto, fino al 31 di agosto, fino al 31 agosto, ovviamente, siamo qua a mettergli pressione. Ma tutti questi qua che mi dicono sali sul carro, queste robe qua, ma soprattutto queste pagine al servizio, schiavi, senza libertà di pensiero,
devono rendersi conto che loro saranno complici. Cioè, quando quelli là ci verranno a vincere la seconda stella in faccia, cosa che voi state favorendo, voi sarete complici. Ricordate che voi sarete complici di questa roba qua. Perché poi non è che vieni a novembre a dirmi è colpa di Pioli. No, 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 no. Voi siete complici. Non è che poi a novembre mi venite a dire che è colpa di Pioli, eh? Che avete fatto un mercato da 3 da 20 vendendo Tonali, togliendo il senso di appartenenza e quant'altro. Adesso bisogna vedere, perché il Paris Saint Germain vuole Leao, bisogna vedere. Sarete complici. Se quelli vincono la seconda stella, qua altro che 2 video al giorno, 3 video al giorno, vi martello sempre, proprio nome e cognome. Cioè, io non faccio dissing perché non mi piace fare dissing, inizierò a fare dissing. Se quelli ci vincono la seconda stella in faccia e voi siete complici, veramente vi martello, perché siete complici di questo scempio. Proprio adesso che è il momento di sistemare la squadra e di andarsi a giocare il campionato, attualmente non siamo neanche lontanamente competitivi per il campionato, voi sarete complici. Quindi io non salgo sul carro, ma voi siete complici se poi il carro non c'è. Se il carro non c'è, voi è colpa anche vostra. Non solo di Cardinale, Cardinale c'ha le sue colpe, ma voi siete complici. Patteggiamento proprio. Quindi prendetevi la responsabilità, eh. Cioè, oggi quelli che vi vengono a scrivere che Musà è forte, che non capisco niente, abbiamo fatto il salto. C'è qualcuno che ha scritto addirittura che abbiamo fatto il salto di qualità. Uno su mille, come la canzone di Morandi. Però c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di dirlo. C'è qualcuno che ha avuto, non so come, ma ha avuto il coraggio di dirlo. È evidente che siamo qualitativamente, come gruppo, come squadra, come appartenenza, come tutto inferiori. E già l'anno scorso siamo arrivati quinti. Quindi vediamo, vediamo. Magari non facendo il cammino europeo che abbiamo fatto quest'anno, magari possiamo fare meglio in campionato. Non lo so, non lo so. Io vediamo, io sincero spero di andare in Europa League e di vincere l'Europa League. Pensa come sono illuso, perché abbiamo una squadra da Europa League fondamentalmente. Cioè, quando tu vai a prendere i vari Reinders, Loftus-Cheek, Ciucu-Ciucu, Morata, si parla di... è una squadra che può vincere l'Europa League. La stava vincendo comunque la Roma, l'ha persa contro il Siviglia. Cioè, quelle sono le squadre che non vincono mai il campionato, perché il campionato non sono competitivi. Siviglia è mai stato competitivo in campionato, no? Lo stesso la Roma, la 22 mi pare. Però in Europa League possono dire la loro, quindi l'anno prossimo, con questo mercato che voi complici state favorendo, magari possiamo essere competitivi in Europa League. E lì sì che salirò sul carro dell'Europa League, perché preferisco vincere un'Europa League piuttosto che non vincere niente. Ma questo è una cosa che io porto avanti da troppo tempo, che la gente non capisce. E vabbè. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ricordatevi questo video, perché chi oggi viene a scrivere a non salire sul carro, poi domani non deve scappare, perché sono complici. Se quelli ci vincono la seconda stella, siete complici, a partire da quelli che parlano a tante persone. Perché un conto è uno che scrive per i fatti suoi, ma noi che parliamo a tante persone siamo responsabili. Io mi prendo la responsabilità di dire che stiamo facendo un mercato di merda. Mi prendo la responsabilità anche se sono da solo, non me ne frega niente. Mi prendo la responsabilità perché lo so. Così come l'anno scorso dicevo di prendere Dybala e non De Ketelaere. Così come dicevo di prendere Ziyech, che tra l'altro non ha passato le visite mediche. Non si capisce cosa ha combinato. Un altro anno fermo, era meglio se lo piavamo noi. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, buona serata. Saluta. Saluta. Ciao ragazzi, buona serata. Le carte. Sto giocando a carte. Va bene. Ciao ragazzi. Gioca.